Aper idea. Piccoli pensieri per cominciare. Di Padre Gaetano Piccolo. Una produzione Radio Più. Che cos'è il desiderio? Tutto quello che si muove, diceva Aristotele, suppone un motore, una causa che lo spinga. Anche l'uomo ha un motore. Inizialmente sono i nostri bisogni, l'istinto di sopravvivenza. Poi, quando cominciamo a ragionare, quando impariamo a riconoscere ciò che è buono e ciò che ci attrae, cominciamo anche a desiderare. Il desiderio è il motore che spinge la nostra vita. Il desiderio è il progetto, il sogno, l'aspirazione. Siamo attratti e perciò vogliamo qualcosa. Il desiderio mette in moto le nostre forze per raggiungere quello che cerchiamo. D'altra parte, senza desideri, rischiamo di rimanere fermi, cioè di non vivere. La depressione, non a caso, è un'assenza di desideri, la fatica di trovare qualcosa per cui vivere. La leggenda della notte di San Lorenzo ci insegna qualcosa di interessante sul desiderio. Per esprimere un desiderio, quando vediamo una stella cadente, occorre avere un desiderio pronto. La stella cadente però è effimera, rapida, non ci aspetta. Per questo è bene vivere custodendo sempre un desiderio a portata di mano, in modo che quando vediamo la stella cadente immediatamente possiamo esprimerlo. L'etimologia latina della parola desiderium chiarisce ancora meglio questa dinamica. La prima parte, il prefisso de, indica una mancanza. Il desiderio infatti ci fa sperimentare che manchiamo di qualcosa e proprio per questo lo cerchiamo. Nel Vangelo di Giovanni Gesù provocatoriamente spinge i suoi interlocutori a riconoscere di cosa mancano, in modo che egli stesso possa rispondere al loro desiderio più profondo. Ai discepoli del Battista Gesù chiede: che cercate? Cosa desiderate? Alla Samaritana chiede di riconoscere che non ha quello sposo che desidera. Ai discepoli, dopo la risurrezione, chiede se hanno qualcosa da mangiare e da condividere con lui. Ma proprio perché il desiderio denuncia una mancanza, esso si trasforma anche in una stella che ci guida nella nostra ricerca. La seconda parte della parola desiderium viene infatti da sidus, che in latino vuol dire stella. Il desiderio ci fa intravedere cosa vogliamo e perciò diventa una guida per cercare. Per gli antichi, infatti, le stelle erano la guida nella notte, l'unico momento in cui ci si poteva orientare e quindi ci si poteva mettere in viaggio individuando la direzione da seguire. Nel Vangelo di Matteo, i magi ci vengono presentati proprio come uomini del desiderio, uomini che cercano seguendo una stella. Come i magi, anche noi, quando seguiamo i nostri desideri, non possiamo viaggiare che di notte, rischiando, senza sapere esattamente dove arriveremo. Il desiderio, infatti, è sempre caratterizzato dall'incertezza e dall'indeterminatezza. Se siamo persone rigide, schematiche, che vogliono avere sempre tutto sotto controllo, allora non daremo molto spazio ai desideri nella nostra vita. Certo, non si può vivere solo di desideri, è il bambino che vive solo di desideri. La persona adulta cercherà invece di far dialogare i suoi desideri con la volontà e con la realtà. Bisogna chiedersi se vogliamo veramente ciò che ci sembra di desiderare, ma anche se abbiamo realisticamente le risorse per raggiungere quello che cerchiamo. Come continuare a riflettere sul desiderio? Prova a ripercorrere i desideri che hanno accompagnato la tua vita. Cosa ti ha spinto e dove sei arrivato?